Sono molto contento, è davvero un bellissimo risultato. Ci siamo impegnati molto in questi 3 anni, non c'è stato un fine settimana che non siamo andati in piazza sempre. Vi ringrazio. Ringrazio veramente tutte le persone che ci hanno dato fiducia, vi prometto che non tradiremo questa fiducia. Ringrazio moltissimo le persone che ci hanno dato fiducia per la prima volta. So che non è facile magari mollare un partito che si è votato per tanto tempo, in cui si credeva, insomma è successo a tutti quanti noi, è successo anche a me, e ci vuole coraggio nel fare una scelta del genere, per cui vi ringrazio e vi dico che ce la metteremo tutta. Ringrazio molto gli attivisti, perché senza voi il lavoro che fate in rete, di condivisione poi delle nostre proposte, perché guardate che questo risultato così importante lo abbiamo ottenuto piazza dopo piazza, proposta dopo proposta, soluzione su soluzione, impegnandoci, parlando di acqua pubblica, noi vogliamo l'acqua pubblica, parlando di asili nido, vogliamo aggredire gli sprechi e costruire asili nido, vogliamo una mobilità alternativa, vogliamo che la mondezza sia gestita in un modo alternativo e non ancora come facevano gli etruschi, cioè o bruciandola o sotterrandola. Le nostre proposte, in più anche un livello di trasparenza e di onestà che stiamo garantendo grazie alle nostre regole interne, hanno convinto tanti cittadini, però ce l'avete fatta voi, perché lo sapete, noi non abbiamo giornali, non ce l'avremo mai, non controlliamo la RAI e non la controlleremo mai, non abbiamo una sede. Non abbiamo lobbisti alle spalle, abbiamo rifiutato i rimborsi elettorali, quindi facciamo le campagne elettorali, veramente un miracolo se ci pensate, senza soldi, con pochi soldi, grazie alle microdonazioni di tutti quanti, e ce l'abbiamo fatta, no, ad avere questi risultati così straordinari contro colossi che tra l'altro hanno a disposizione una quantità di denaro incredibile, poi spesso sono soldi nostri. Io quindi chiedo a tutti gli attivisti di essere molto accoglienti con le persone che appunto magari per la prima volta hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle. Continuate a spiegare quelle che sono le nostre idee, quello che è il movimento, quanto è bello farne parte, perché è proprio bello. Fa parte del movimento significa per me personalmente sentirmi ogni giorno come un cittadino sovrano. Non abbiamo vinto? Quindi mi raccomando, sotto con il lavoro, umiltà, piedi a terra, però anche braccia aperte per accogliere tutti quei cittadini di buona volontà che ci vogliono dare una mano per non soltanto vincere, ma ben amministrare queste città che le hanno spogliate, le hanno spolpate, le hanno violentate. Pensate che Roma appunto ha probabilmente 16 miliardi di euro di debiti e questi esperti della politica hanno creato 16 miliardi di euro di debiti e con i nostri soldi hanno comprato titoli derivati tossici. A me questa cosa proprio non mi va giù, cioè con i soldi dei romani o magari dei torinesi o di tanti altri cittadini in Italia, a nostra insaputa, i partiti politici hanno comprato dei titoli bancari, hanno fatto e fanno delle scommesse con le banche e poi 9 volte su 10 vincono le banche, mai i comuni, senza che noi appunto fossimo al corrente di nulla. Veramente è una cosa vergognosa. Grazie a tutti e ripeto, grazie alle persone che ci hanno scelto e ci hanno dato fiducia per la prima volta. Cercheremo di non tradire mai questa fiducia.